Ciao amici, sono io, Julia War, e oggi farò la recensione del bellissimo specchio di Clio The Nile. Allora, questo non è un semplice video perché è un video dedica. Sì, infatti questo è un video dedica per Shannon 99B. Questo è già il secondo. L'ho fatto perché so che a lei piacciono le Monster High. E siccome ho visto tutti i suoi video Monster High, ho visto che non aveva lo specchio, l'ho voluto dedicare a lei, così magari si interessava e poteva fare una delle sue belle recensioni. Allora, insieme a me c'è Apple White in pigiama, che alla fine mi aiuterà a farvi vedere come tenere in mano tutti gli oggettini che ci sono. Allora, iniziamo subito dalla sedia. Questa è la bellissima sedia che dovrebbe essere di Clio. Comunque, qua ha il suo stemma, che è di questo celeste, che però è molto alla luce, cioè la luce trapassa, perché è un celeste trasparente. Poi ha questa, diciamo, cosa che dovrebbe essere morbida ma non lo è, quindi è finta, azzurra, e ha lo schienale celeste color oro, e qua di rombi celesti, però solo da questa parte perché dietro non ci sono. Poi si possono vedere dei serpenti, che sono questi, che fanno anche per tenere le braccia, vedete? E qua ci sono delle ali, vedete qua e qua. Poi sotto la sedia è tutta nera, con qua delle piramidi gialle, qua una linea, e sempre le solite piramidi, però nere. Poi qua, diciamo che sono normali, niente di che, semplici, soltanto che qua ci sono poi due serpenti. E quindi devo dire che la rendono davvero Clio The Nile. Poi qua ci sono due anste, diciamo, che fanno così. Però sono molto carine. Però adesso passiamo allo specchio, che è davvero carino. Comunque questa era la sediolina. E ho fatto veramente breve perché non voglio allungare troppo il video e soffermarmi su particolari inutili. Comunque ve la faccio rivedere. Molto carina. Adesso passiamo allo specchio. Come vedete, qui c'è lo specchio. Ehi, ciao, che non è che sia proprio il massimo. Guardate, infatti, se stai lontano, vedete come diventa il mio telefono? Tutto un po' strano. Comunque, però, se lo avvicini, fa, diciamo, giusto. Qua sopra c'è una specie di lampadario azzurro, sempre del tipo della sedia, che è a forma di teschio con le bende, e va a finire con tutte queste, diciamo, goccioline. Molto carino, devo dire, davvero carino. Però prima di dire di tutto, vorrei farvi vedere le cose che ci sono. Allora, iniziamo da questa bellissima sfinge. Come vedete è tutta oro, soltanto che, diciamo, questo copritesta è azzurro, e poi c'è il lettore ai coffin, che si toglie, ed è tutto dorato, poi nero, e ha questo pallino che sembra arancione ma è dorato, e devo dire che è davvero carino. Che ne so, magari in bagno mentre ti lavi i denti puoi sentire la musica e fai davvero carino. E lo si mette qua, anche se con una mano è abbastanza difficile. Mi scusa ancora per i rumori, ma ci dovremmo accontentare. Poi c'è questo, che è proprio uno dei miei preferiti. Guardate, tutto dorato, con tutte queste linee, e poi ha il coperchio nero, così da sotto. Guardate, si apre. Vabbè, qua è vuoto, però qua c'è tutto il bianco, diciamo, per farsi le guance. Ed è davvero carino. Mettiamolo qua. Adesso prendiamo questo, che allora c'è questo, che è il, diciamo, il pennellino per metterselo sulle guance, sugli occhi, credo pure.
come potete vedere, ed è tutto molle. Poi vi farò vedere come tenerlo. E poi c'è questo che è tutto dorato e sembra tipo una piramide, perché non so se si notano, sono delle ci sono delle mattonelle. Poi qua ci sono tutti i trucchi, davvero carino. E niente, è molto carino, davvero bello. Mettiamolo uno e due. Poi ci sono queste tre cose che io ho messo insieme perché sono davvero piccole. Allora c'è il profumino a forma di gatto egiziano in questa bara ed è tutto oro, vedete pure le bende, e solo la faccia è celeste. Poi c'è la matita per gli occhi, questa morbida, cioè non tantissimo, però comunque morbida. E infine lo smalto, che come potete vedere è tutto nero a forma di piramide. Qua è vuoto ovviamente, però guardate, c'è il pennellino per farlo ed è morbido il pennellino. Allora, io li ho messi in questa posizione, ma voi potete scegliere. Poi c'è questo bellissimo gatto. Poi c'è questo bellissimo gatto egiziano tutto dorato con questa collana. E infine c'è questo che è davvero carino perché sembra uno scrigno segreto dove Clio dovrebbe tenere tutti i suoi gioielli, che io ovviamente ho messo, poi voi fate come volete, ed è tutto nero con tante piramidi nere. E qua è azzurro, è anche il manico. E poi c'è questo tipo di apertura. E allora è semplicissimo da aprire, basta solo un po' spingere. Qua io tengo, aspettate che li prendo. Prima di tutto l'anello con la pietra azzurra, lo metto subito là perché ho paura di perderlo. Poi il bellissimo bracciale, davvero carino. Due fantastici orecchini in tema egiziano e una collana sempre in tema egiziano, eccola. Cioè, non è che sia proprio fantastica, però è carina. Poi, inoltre, c'è questo cassetto con questi simboli che si apre, ma non ho messo niente. Io di solito metto le cose quando devo spostare lo specchio. Comunque, adesso faremo la recensione dello specchio senza oggetti. Allora, lo specchio è prevalentemente color oro. Vedete qua, qua e qua, poi vabbè, qua davanti al posto di mettere due semplici, diciamo, gambe, hanno messo una specie di lupo che deve essere, che è, diciamo, un dio, scusatemi, un deomo, cioè dei dei, un dio. Vedete? Tutto nero con un po' di color, con questa, diciamo, tunica color oro. E dietro c'è pure il gatto che è venerato, vedete? Con la collana oro. Qua poi ci sono dei teschi e credo siano fiori, non lo so. E qua ci sono quattro tipo stipetti dove si possono mettere le cose come volete. Io le ho messe in quella maniera perché mi sembrava carino. Poi di dietro le gambe, come potete vedere, sono tipo a serpente e hanno questa specie di plastica trasparente celeste. E dietro, guardate, c'è pure il simbolo dello specchio. Di Clio, che non me ne ero proprio accorta. Qua vabbè, poi si vedono tutte le cose, tutto quello che esce. C'è questo cerchio che poi vabbè tiene il lampadario. Poi si vedono due ali, una e due, nere e gialle. E qua diciamo degli animaletti. Non lo so, questi forse sembrano delle coccinelle, ma non lo so, non credo, non c'entrano proprio con l'Egitto. Come vedete, il cerchio da dietro è nero, invece da avanti è sempre nero, però ha questi, diciamo, decori in rilievo, sono in rilievo proprio. Poi qua ci sono dei fiori,
E poi dei fiori neri e color oro. E poi dei serpenti sempre color oro. E qua azzurri. Che poi gli esce di, diciamo, questa cosa celeste dalla bocca. Un po' inquietante questo, devo ammettere, anche da questa parte. Non facciamoci caso. Poi qua ci sono delle campanelle che sono davvero carine, mi piacciono tantissimo. E qua non so se si vedono, ma sembrano tipo delle squame, ovviamente per ricordare i serpenti, tutto l'antico Egizio. Poi vabbè, qua ci sono pure delle borchie e niente, devo dire che è davvero carino. No, questo specchio. Bene, ho rimesso tutto e ora vi farò vedere come mettere la bambola sulla sedia, perché sembra facile ma non lo è. In pratica, adesso la tolgo dal piedistallo. Ecco Apple. Allora, i capelli, quando uno lo deve far sedere, i capelli si devono mettere dietro, altrimenti rischia di cadere dalla sedia. Vedete? E inoltre i piedi li dovete mettere un po' davanti, perché se li mettete troppo indietro, vedete come fa? Si alza e poi rischia di cappottare, come sta succedendo adesso. Poi, se mettete pure i capelli, scusate, un cane che ogni volta abbaia. Inoltre, se poi mettete i capelli e vedete indietro, viene pure male, poi rovinate i capelli. Ora vi faccio vedere come far tenere le cose in mano. Iniziamo dallo scrigno, semplicissimo. L'ho messa così, spero vediate. Allora, le mani si mettono così. Dovete metterne una così. Ecco. E poi, semmai, se volete aprire lo scrigno, aspettate che devi fare una cosa così. E tipo guardare, lo devi poi dall'altra mano lo dovete tenere, lo devi far tenere. Vedete, ecco così. Vedete, sembra che lo osservi. Invece il gatto è semplicissimo, basta metterlo allora così. Allora da qua, tipo per osservarlo. Poi vabbè, questo lo deve tenere per forza sulle gambe. Scusate, il cane abbaia sempre, quindi ci dovremo accontentare. Invece questo lo dovete aprire e mettergliene uno così, vedete così, tiene l'altro nella mano, però incastrato tra due dita. Ora vi faccio vedere. Ecco, ora vi faccio vedere. Vedete come si mantiene? Ecco, incastrato tra due dita. Poi potete fare tipo che si trucca. Scusate, ma ci sono due cani che ogni volta stanno ad abbaiare. Poi invece questo è semplicissimo, perché basta metterne uno così nella mano e l'altro lo potete mettere, oh, così, oh, e fate finta che si trucca, anche se è difficile, vedete? Poi c'è il profumo che non so come tenere, credo che lo metterò così, perché non so proprio come metterlo. Vedete? Nel modo più semplice. Poi c'è la matita per gli occhi, eccola, che è semplice, basta metterla nel dito. Ecco qua. E uno poi la fa così, non lo so come volete voi. Ecco. Vedete? Comunque non è male. E infine il problema dello smalto, che è impossibile da mettere nelle mani. Quindi, che ne so, magari può fare tipo, poiché non si vede l'estetista che glielo mette, perché è impossibile da mettere. Bene, spero che la recensione del fantastico specchio di Clear the Night vi sia piaciuta e niente. Ovviamente vi saluta Apple White in pigiama. E scusate ovviamente se per i cani, ma proprio alla fine dovevano farlo. Sentite?
niente, al prossimo video. Ciao ciao! Sperando che non ci siano cani. Ciao! Ops! Ciao!